Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha spento le speranze per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, nonostante gli appelli europei e statunitensi per una tregua immediata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In un comunicato, l'ufficio del premier israeliano ha affermato che Netanyahu non ha nemmeno risposto alla proposta di Francia e Stati Uniti e che l'esercito israeliano ha ricevuto istruzioni di continuare a combattere con tutte le forze. Netanyahu parlerà venerdì all'Assemblea Generale dell'ONU e cercherà di convincere un mondo sempre più esasperato dalla guerra di Israele a Gaza che i suoi obiettivi sono giusti. Anche il ministro degli esteri israeliano ha dichiarato che non ci sarà un cessate il fuoco e ha giurato di continuare i combattimenti e di riportare alle loro case i cittadini israeliani evacuati. A quasi un anno dall'inizio della guerra a Gaza, Israele è sempre più vicino a una più ampia guerra regionale con Hezbollah.